fino a ieri era sostanzialmente quasi, vabbè, diciamo, no, quasi, era comunque applicato in maniera parziale. Ad esempio la pulizia della piazza, che dovrebbe essere fatta due volte a settimana, che invece non veniva fatta mai. Oppure pulizie di strade che sono previste 5 volte al giorno, che non è possibile neanche materialmente fare, perché gli stessi operatori hanno detto, ma noi neanche se fossimo dei marziani potremmo passare 5 volte nell'arco delle 6 ore o di una giornata lavorativa lì. Quindi tutti questi piccoli aggiuntamenti, secondo noi, oltre a migliorare gli aspetti qualitativi e quindi a restituire quelle cose per l'attività che c'eravamo previsti, che ci prefissiamo comunque di riprodurre, sono già un qualcosa per migliorare e per creare anche possibilmente un contenimento di queste, di queste spese. Al consigliere Gozzi voglio dire con estrema sincerità che raccolgo il suo appello al coinvolgimento del capitale umano e mi auguro che quanto prima la commissione preposta o le commissioni preposte inizino a trattare il regolamento degli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare al cui interno è mia intenzione inserire il bilancio partecipativo e il regolamento di comunità di quartiere e quant'altro possa essere utile a rendere realmente partecipativa la costruzione e del bilancio ma anche del momento di incontro tra amministrazione e cittadini e quindi anche il ricordato question time cittadino nel quale il sindaco periodicamente si mette a disposizione delle persone per ascoltarne le richieste o quant'altro. Da ultimo, ha fatto bene il consigliere Bosso a ricordare la centrale unica d'acquisto che è veramente un rebus, ma comunque un passaggio molto importante al quale prima o poi bisogna venire fuori. C'era stato proposto da comuni vicinori di esaminare azioni sinergiche e di deliberare, ci avevano detto contestualmente quanto più quanto gli altri queste decisioni, ma stiamo riflettendo bene su cosa effettivamente di andare a fare. È chiaro che nel frattempo questa è una cosa già esecutiva, almeno sulla carta, perché anche che l'ANCI abbia chiesto un rinvio, stia chiedendo nella persona del suo esponente Massino un rinvio, ma non so se ancora siamo capiti, credo ancora di no. Però ci auguriamo che magari almeno un momento di pressione sull'attuazione immediata, anche che oggi questa legge andrebbe già portata a termine. Per tutto il resto, una volta compreso il previsionale esattamente nella sua maggiore espressione, anche perché leggendo dalle pieghe di tutti quelli che sono le voci, i capitoli e quant'altro, questi labirinti, come ha definito qualcuno prima, vedremo di capire esattamente qual è la possibilità